L'importanza del Cleto Festival è, vabbè, le manifestazioni culturali, però anche mangiare è importante. Importantissimo mangiare. Allora, qui ci sono salsicce, ci sta praticamente peperoni arrostiti. Peperoni e cipolle. Ok, quindi si prepara una serata abbastanza piena e ricca. Ci manca soltanto il vino, la birra e siamo a posto. Vino e birra lì a volontà. Adesso li andiamo ad acchiappare, vino e birra, però da questa parte prima si deve mangiare. Da dove provengono queste salsicce? Sono locali? Aiello Calabro. Aiello Calabro, quindi comunque tutta roba nostrana. A chilometro zero, come si suol Sì, dire. chilometro zero, precisamente. Quindi farete, diciamo, di Cleto questa sera una grande mangiatoia, direi. Mangiatoia. Ok. Allora, buon lavoro e ci vediamo più tardi. Grazie. Ok. Adesso giriamo dall'altra parte per par condicio. Scusa, per par condicio mi avvicino ovviamente a chi spillerà la birra. Allora, è importante anche, diciamo, questo per creare, diciamo. A lui, sì, dai, allora dai. Le nuove leve. Allora, è importante, diciamo, anche bere in compagnia, in questo caso, in questa manifestazione del Cleto Festival. Beh, indubbiamente, dopo un bel panino ci sta anche una bella birra. Tra l'altro, mi pare che qui fra poco si darà il classico pane cletese che è la cialetta. Sì, esatto. E quindi quello già crea un po' di fratellanza e amicizia, come nello spirito del Cleto Festival, ma anche bere, diciamo, una birra in compagnia lo crea ancora di più. Sì, al posto della birra però con la cialetta preferirei il vino. Ok, quindi ci sarà sicuramente anche il vino del Savuto. Sì, ovviamente sì, ce l'abbiamo qui a fianco. Quindi questa sera per mangiare dall'altro stand e qui invece per bere. E per la gastronomia sempre qui. Benissimo, allora Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cleto.